Allora, abbiamo appena ascoltato il primo singolo dal nuovo lavoro degli Elettro Fandango, appunto ACAB, come dicevamo poco fa. Dovrebbe uscire a breve il video anche di questo singolo. Ma noi proviamo, ritentiamo il collegamento con gli Elettro Fandango. Ci sentite, ragazzi? Forte e chiaro. Oh, finalmente. Ci sentite abbastanza bene? Sì, sì, perfetto. Allora, dicevamo prima, il vostro gruppo è nato nel 2004, poi nel 2009 è stato rilasciato il primo lavoro e adesso siamo approdati a questo ACAB. In poche parole, qual è stata l'evoluzione che vi ha portato dalla nascita al primo lavoro e poi a questo secondo lavoro? A dire la verità, ci sarebbe un primissimo, diciamo un pre-lavoro, un pre-primo lavoro che abbiamo fatto ma che non è stato distribuito. Radio Taxi! Radio Taxi, sì, perfetto. E c'è stata appunto l'evoluzione parte dal 2004 con Radio Taxi, in cui c'erano delle sonorità più hard rock e su un filone pro swing, quindi abbiamo tentato di conciliare una musicalità blues e swing con l'hard rock, per poi spostarci verso qualcosa di più sperimentale con In quanto già peccato. Difatti In quanto già peccato è molto più, noi lo consideriamo più di nicchia musicalmente parlando. Possiamo dire che quello che poi c'è stato in mezzo tra In quanto già peccato e ACAB è stata una bella attività live. Ci ha fatto conoscere un sacco di altri gruppi, ascoltare un sacco di altre cose, fare viaggi nostri personali, diciamo i nostri gusti sono anche evoluti e ci hanno portato a fare questo, insomma, molto influenzo. Ok, diciamo che il tema attorno a cui ruota il lavoro è un po' il mare, a partire dall'artwork fino a finire poi al nome, che è sì il nome di un personaggio biblico, ma è anche il nome di un personaggio di Moby Dick, di Melville, cioè il capitano della baleniera. Come mai questo attaccamento al mare, come mai questa tematica? Non lo sappiamo neanche noi, negli ultimi anni ci siamo proprio innamorati cerca così dell'acqua, del mare, della salsedine, di tutto quello che è il vento, diciamo i nodi, le corde che stridono. Questo in realtà c'era un pochino anche sull'album prima. E su questo, vabbè, io personalmente mi sento forse più degli altri attaccato perché mi piace anche proprio infilarmici dentro e andare in profondità, perché faccio anche il subacqueo e questo, vabbè, è un altro discorso. Ah, che bello! Però non so, ci è piaciuto provare a raccontare un po' di storie che parlassero di marinai e farlo in maniera diversa, come ha fatto Vinicio l'anno scorso, diciamo. Che dal parlare di una città come Venezia siamo passati, abbiamo fatto un passo avanti e siamo caduti in acqua. Esatto. È questo quello che lega ACAB In quanto già peccato. Ok, allora questo lavoro fra l'altro è prodotto da un'etichetta fondata da Simona Gretchen. Come è nata questa collaborazione, diciamo questa adozione? Guarda, è stato stranissimo perché noi abbiamo conosciuto Simona a Faenza a un concerto che abbiamo fatto, la seconda data di La Verità di In quanto già peccato, ad aprile del 2009, abbiamo suonato al Do di Faenza, lei è venuta a vederci, abbiamo parlato un bel po' dopo il concerto con lei, ci aveva lasciato il suo EP che aveva fatto, che poi noi abbiamo ascoltato, ci siamo tenuti in contatto. Dopo, ma non per tanto tempo, dopo un paio d'anni ci siamo fatti risentire noi proponendo il nostro CD, se magari riuscivamo a entrare nell'etichetta da cui lei era prodotta, e lei invece ha deciso di produrci perché gli piaceva molto il CD. E quindi comunque sì, è andato tutto quanto con In quanto già peccato. Leggendo invece su di voi, si parla un po' di cantautorato rauco, di rock torcibudella, ma voi invece, insomma, come vi definireste, come vi sentite? Vabbè, diciamo che cantautorato magari ci stava forse di più per In quanto già peccato. Questo disco è più portato verso i ritmi. Torcibudella parla della componente nostra un po' più noise, quella che si coglie di più ai concerti, dove la batteria arriva alla pancia e cerca di sconquassare. Alla fine non è che ci discostiamo ancora più di tanto da questo, però alla fine la definizione migliore l'ha data
Marco, appunto, una sera che ci hanno appunto chiesto: ma voi che cosa fate? E lui ha risposto: che cos'è? Non mi ricordo. Elettro rock fucking stoner noise. ma a proposito delle vostre date, avete qualche altro, insomma, qualche altra data, qualche altro concerto, magari a breve? Sì, adesso stiamo cercando di organizzare, siccome Acab è uscito un po' tardi, perché farlo uscire a fine maggio è una mossa abbastanza azzardata, soprattutto per i live estivi. Ma comunque abbiamo visto che c'è stato un buon riscontro e stiamo simulando un po' di live. Per ora sono molti nella zona e qualche richiesta anche fuori dal Veneto. Ma guarda, facciamo anche un appello se qualcuno vuole. E andiamo a suonare, noi siamo disposti perché a noi piace un sacco suonare dal vivo, quindi Magari qui a Bari, da primo noi. sarà, diciamo, il party di ACAB, che sarà nelle campagne padovane, qui dove siamo, diciamo, consueti trovarci noi. Organizziamo un bel rave party alla osteria Aerose, per chi avesse voglia e modo di venirci a sentire, insomma. Ed è il 16 giugno. Ok, allora diciamo che in attesa di vedervi magari qui in Puglia, prima o poi noi vi ringraziamo per questa intervista, vi salutiamo, vi auguriamo in bocca al lupo per il lancio di questo lavoro e ci risentiamo alla prossima. Grazie ancora. Ciao. Ciao ciao. Ma vivo ancora.